Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue naturalmente la maratona Donne e Lavoro. Do subito benvenuta a Diana Alessandra De Marchi, presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per questa bellissima iniziativa in una giornata importante. Senta, ci siamo sentite anche l'anno scorso. Le volevo chiedere che cosa è cambiato per le donne della Lombardia ad un anno dal nostro appuntamento. Beh, è cambiato molto perché abbiamo delle risorse economiche per cercare di gestire la situazione, soprattutto lavorativa e di offerta di formazione delle donne per riprendere l'attività occupazionale che non avevamo. E quindi adesso si tratta di usare bene queste risorse economiche del PNRR proprio perché siano orientate, come è previsto anche negli obiettivi, alle donne e ai giovani. Quindi questo è il momento in cui possiamo studiare e strutturare dei percorsi che siano davvero efficaci perché le donne possano riprendere le loro attività, perché sappiamo che i numeri di perdita di occupazione delle donne sono stati impressionanti, anche perché il settore, e parlo anche della nostra regione, che è una regione comunque estremamente produttiva, che offre tante opportunità, però quei settori dove le donne erano più inserite erano quelle del turismo, della cultura e della ristorazione, che sono quelle che hanno più patito la situazione pandemica e post-pandemica. Quindi tra il precariato, tra le condizioni difficili e i settori lavorativi, in effetti le donne hanno purtroppo perso in grande numero il lavoro. E quindi adesso bisogna ripensare la situazione, rigestire la formazione e innovare anche le proposte per arrivare alle donne e perché le donne possano trovare l'opportunità che permette loro di lavorare e quindi anche in condizioni poi di condivisione, quindi con servizi anche efficienti che consentano loro di trovare lo spazio e il tempo e la libertà di scegliere la loro vita professionale ed affettiva. Ecco, vorrei chiedere una mano alla regia se può mostrarci di nuovo il grafico sul lavoro, perché stiamo vedendo comunque un miglioramento rispetto al 2020 in termini di occupazione. La disoccupazione in Italia complessiva stiamo parlando è dell'8,8%, l'occupazione femminile comunque dal 47-48% attualmente a 50,5%, ovviamente lascia desiderare senza alcun dubbio, però ecco in netto miglioramento. A suo avviso, ecco, questo divario tra il tasso di occupazione femminile e maschile, che attualmente si trova più o meno al 18%, è anche a causa dell'istruzione o meno? Quali sono le motivazioni a suo avviso? Beh, le motivazioni sono che comunque la situazione è stata difficile e molte delle difficoltà sono poi ricadute sulle spalle delle donne in questi anni, in particolare per quel che riguarda la cura, e sappiamo bene che si tratta della cura non solo dei figli, ma anche degli anziani, quindi la vita familiare ha pesato molto e la situazione non consentiva di trovare soluzioni diverse e quindi questo è un tema. Sicuramente anche l'istruzione, dove però le donne hanno ottimi risultati, pur poi non arrivando alle posizioni apicali, come invece dovrebbe succedere, visti proprio i successi nell'istruzione e nella formazione che le donne dimostrano continuamente, anche appunto per chi poi segue l'università, ma non solo. E poi però ci sono delle interruzioni che sono dovute appunto al dover scegliere tra la vita familiare e la vita lavorativa. Ecco, questa scelta non dovrebbe più essere la scelta che fanno le donne, non dovrebbe più impedire alle donne di realizzare i loro progetti di vita. Questo è fondamentalmente il percorso accidentato che le donne ancora oggi si trovano a dover affrontare. Quindi ci sono ancora delle barriere e c'è anche un tema, abbiamo visto, che è quello dell'istruzione scientifica, cioè di tutte le competenze chiamate STEM, che ancora non sono abbastanza scelte dalle donne, proprio perché ci sono degli stereotipi, delle gabbie che ancora le condizionano e che le portano a scegliere ruoli anche professionali che sono ruoli anche superati e dove invece le donne potrebbero e sanno dimostrare le proprie competenze in qualunque ambito. L'importante è poter avere l'occasione appunto di dedicarsi alla propria vita di formazione e poi di lavoro senza doverla interrompere per questioni che non dipendono.
dipendono dalle capacità, ma dalla struttura che non favorisce i percorsi delle donne e la possibilità appunto di condividere una vita professionale ed affettiva in modo continuativo. E quindi queste interruzioni poi penalizzano la vita professionale delle donne. Ecco, ultimissima domanda, prima di lasciarci, a mio avviso molto importante, si tratta della natalità, che è il futuro dell'Italia, il futuro del paese, il futuro del mondo, non solo dell'Italia. Io vorrei mostrare questo grafico a schermo pieno, se possibile, per far vedere la situazione per quanto concerne le diverse regioni dell'Italia. Bisogna dirlo, la Lombardia è tra le regioni più colpite, stiamo parlando sempre in termini di natalità, questa è la variazione nascite del 2020 sul 2019, la situazione sembra che stia peggiorando. Le volevo chiedere semplicemente, lei lo ha detto che comunque la Lombardia è tra le regioni più sviluppate, magari con più aiuti per le donne mame, e nello stesso tempo però è tra le più colpite, come mai? Ma indubbiamente in questi anni in particolare, e adesso lo viviamo ancora con più forza, c'è un'incertezza sul futuro. Io vedo anche nelle proposte di formazione e di attività inserimento lavorativo che in questa fase, che ancora non è tornata come appunto pensavamo potesse tornare, o comunque poteva essere la situazione generale, non dà ancora una sufficiente certezza sulla progettazione del futuro, e quindi le donne che appunto dovrebbero e potrebbero fare scelte diverse sono ancora in questa fase in cui non si capisce bene quali saranno le condizioni per poter progettare il proprio futuro, e questo è sicuramente un tema, così come un altro tema è appunto davvero quello che abbiamo visto riemergere con grande forza durante la pandemia, e cioè il tema appunto della vita familiare, delle scelte affettive che pesano moltissimo sulle donne, oltre al fatto che adesso abbiamo finalmente una legge che prevede la parità salariale, e quindi questa legge però deve ancora vivere davvero, e anche questo è stato un tema comunque di difficoltà, per cui progettare un futuro senza avere delle solide basi anche di partenza e di sicurezza nel futuro impedisce poi di pensare appunto anche a fare figli, e poi è molto complicato, le donne anche nella nostra ricca Lombardia comunque devono fare degli equilibrismi spaventosi per riuscire a tenere tutto insieme, ecco, invece bisognerebbe che la loro vita come quella di tutti fosse una vita sostenuta anche da una rete efficace di prossimità, e che noi abbiamo nella nostra città per esempio sicuramente più strutturata, però che ancora non è sufficiente perché ci sia quella flessibilità e quella possibilità di fare le scelte che uno potrebbe fare in condizioni invece di sostegno totale. È molto complicato perché abbiamo il tema degli anziani, abbiamo il tema dei figli, abbiamo il tema di questi ruoli che ancora pesano, e quindi tutto questo ostacola anche la scelta di avere dei figli e di pensare di poter appunto vivere serenamente una vita lavorativa e affettiva. Io credo che noi dobbiamo proprio lavorare molto sia sul contrasto a questi ruoli e sulla condivisione, non più la conciliazione, che deve essere un termine superato, perché conciliare significava per le donne dover tenere insieme tutto da sole, e invece parliamo di condivisione, che significa appunto condividere sia con la realtà territoriale che ci sostiene nei servizi, che con le persone che abbiamo a fianco appunto nella gestione della cura sia degli anziani che dei piccoli. Ecco, bisogna proprio entrare in un modello sociale che ha fatto anche qualche passo indietro, perché purtroppo sempre quando ci sono delle crisi economiche ci si aggrappa a situazioni del passato che sembrano dare più certezza. Ecco, invece dobbiamo continuare ad andare avanti e facilitare la vita delle donne per facilitare la vita di tutti e di tutte. Ultimissima domanda, proprio in un flash, qual è il suo proposito per le donne a questo 8 marzo 2022, in un momento così difficile, fra le altre cose, perché c'è la guerra a tutti gli effetti qua in Europa vicinissimo a noi? Ma difatti noi in realtà la giornata dell'8 marzo lo sappiamo è una giornata
che celebra i diritti delle donne e la libertà delle donne. Nasce tra l'altro da un fatto tragico di donne che stavano lavorando e sono morte lavorando. Quindi mette insieme proprio i temi di cui parliamo oggi, cioè il diritto di essere liberi e di poter lavorare in sicurezza, il diritto alla libertà, quindi, ma anche alla giustizia e all'uguaglianza. E questo è l'obiettivo di questa giornata, ma di tutto il nostro lavoro. Io penso che in questa fase non possiamo non dimenticare che abbiamo appunto una guerra vicinissima a noi e quindi dedichiamo queste giornate proprio anche alla lotta per la pace e contro la guerra, che peraltro vede anche dal punto di vista degli arrivi, penso alla nostra città, ma in generale di chi scappa adesso, che sono soprattutto donne e bambine, donne e bambini, donne che scappano se non combattono per portare in salvo i figli e le figlie. Quindi non possiamo dimenticarlo e dobbiamo lavorare perché lì ci sia finalmente la pace, quindi questa guerra si fermi con una diplomazia efficace, ma anche perché appunto poi qua ci sia un'accoglienza rispettosa e dignitosa per chi arriva nel nostro paese. Però quel rispetto e quell'accoglienza stanno sempre nello stesso percorso che è quello dei diritti delle persone di vivere la propria vita in modo appunto libero. E questa libertà e il diritto alla libertà deve essere il nostro faro in tutte le giornate, ma appunto in particolare adesso ricordandoci delle donne che stanno scappando con i loro figli. Io la ringrazio per aver trovato tempo di raggiungerci in diretta, Diana Alessandra De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano. Alla prossima occasione, nel frattempo buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie davvero.